Lotta all'usura, 31.000 piccole aziende sono a rischio, allarmanti i dati presentati oggi alla giornata della legalità organizzata da Confcommercio. Silvia Balducci. Ho fatto un investimento un po' più... È questa voce a restituire la crudeltà degli usurai e la solitudine degli imprenditori. Lui chiedeva 2.000 euro a settimana e io, finché io ho fatto, l'ho pagato. Io mi sono trovato da solo a chiedere anche le mostre. La testimonianza nella sede della Confcommercio a rafforzare dati ancora allarmanti. Sono 31.000 le piccole aziende del terziario a rischio usura. Aumentano le minacce e le estorsioni che ne sono reati spia. È una cosa molto grave che si alimenta un circolo vizioso, cioè soldi illeciti, impieghi fatti in questo modo, proventi enormi, distruzioni di elementi dell'economia legale, distruzione della vita delle persone. L'illegalità, un freno per il paese, pesa per 34 miliardi di euro sul fatturato, considerando anche i costi per la difesa dagli attacchi informatici. Poi l'abusivismo, l'altra grande piaga, 270.000 i posti di lavoro a rischio. La legalità è il prerequisito per una economia sana e una società civile. In platea ci sono le forze dell'ordine, gli alleati sul territorio di chi trova il coraggio di denunciare. Il riconoscimento di Confcommercio è per il generale Angelo Santo al comando del reparto dei carabinieri, che quest'anno ha arrestato il latitante che si pensava introvabile, Matteo Messina Denaro.